sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, non sarò da sola in questo video, o meglio, non del tutto, perché ho deciso di dare tutti i miei averi, letteralmente la mia carta di credito, alla mia migliore amica Eleonora. Ormai voce fuori campo di nuovo, noi non contente comunque di nuovo, abbiamo preso un altro ufficio per poter essere sempre perennemente come sottofondo nei video dell'altra. La mia amica ha ben deciso di scegliermi la mia full face del giorno spendendo un po' di soldini da Douglas e da Sephora. Non è la prima volta che faccio questo genere di video, vi lascio la playlist giù nell'info box per andare a recuperare anche un video dove sempre la mia amica insieme ad Ale mi scelgono la full face, ma anche i vari che ho fatto ormai da anni insieme al mio fidanzato B. Quindi trovate la playlist giù nell'info box insieme a tutti i miei altri social e quelli della mia amica. Adesso torniamo indietro nel tempo. A qualche ora fa, mentre eravamo nel centro commerciale, io ancora non sapevo quanto avrei sofferto, quanto avrebbe sofferto il mio portafogli. Sei pronta a spendere tutti i soldi che vuoi nella mia carta? No budget, è così la challenge, amica. Ok, io non so se prenderti tutto da Sephora o vari negozi da Lizza. Io non ho voce in capitolo. Vai a Mocestino. E qui è l'inizio della fine. Ma questo è sport. Ecco qua. C'è pure Ariana Grande. Dai. Allora, volevo iniziare con un profumo da 200 euro. Ottimo, proprio quello che volevo. Due bisogno. Certo, mi serve sicuramente. Allora, qui abbiamo le novità. Ah, c'è questa da Too Faced nuova. Carina. C'era anche blush e lipstick. Ma di cosa? Ah, di Rem. Sarà finito tutto perché qualcosa mi dice che sarà difficile. C'è anche questa palette di Tarte che è fighissima. Che bella. Più o meno è come questa di Too Faced. 46 costa 55 ma molto intensa. Leopardata. Con questo pack ti potrebbe ricordare della tua amica. È vero. Però adesso basta, io non posso dire assolutamente più niente perché già sto dando troppe opinioni. Il brand più costoso che c'è. Non avevo idea. Oh madonna, 142 euro. Cioè, non so se hanno sbagliato o se è veramente. Beh no, mi sa che è proprio così. C'è anche questo, questa polvere a 98 euro, Grazie, ma anche ma scegliemi quella shade, no? È brava la mia amica. Qui l'avrebbe già fatto. Questi sono i nuovi Fenty Eye. E siccome non ci manda più il piatto, Fenty, te lo potrei prendere. È vero. Con swatch in quel punto urlo. Perché ho il cappotto. Che altrimenti si sporca tutto. Nuovo punto strategico. Nuovo anellino. Oddio che bello che sarebbe. In questo momento Eleonora mi ha abbandonata fuori, cioè mi ha proprio cacciata dal negozio e mi ha detto: esci, lasciami la carta con tutti i tuoi dati, che non voglio che vedi che cosa sto comprando. Quindi plot twist in questo challenge, perché di solito io sono sempre nel negozio con P mentre acquista. Invece ora non ho proprio idea, lo scoprirò con voi che cosa ha preso. Non contenta la mia amica va anche da Douglas. Una piazza di qua, una piazza di là. Che bello, non vedo l'ora. 117 di là, Guardi questa faccia da primo giorno di ciclo struccata. Questa è. Ma hanno visto anche me, cioè ci perdoneranno, dopo saremo più buone. Ritorno al futuro con le buste. Volete sapere quanto ha speso la mia amica? Ve lo dico subito, non c'è problema. Ben 117 euro da Sephora e ben 60 euro più o meno da Douglas, per un totale di 175 sbleuri. Oh mamma mia raga. Però devo dire, è stata più brava di P. Se vi ricordate quanto aveva speso P l'ultima volta, potrete correggermi o dirmi è vero. Però sì, io non ho la benché minima idea di che cosa ci sia all'interno di queste buste. Partirei proprio da Sephora. A parte che c'è una bellissima Ariana Grande sulla busta di Sephora, adesso perché è arrivato il brand Rem Beauty. Anche se, ditemi se volete che lo riprovi, perché vi lascio nell'info box anche questo video. Avevo provato già Rem Beauty con Eleonora quando era uscito proprio il brand in generale. Non era andato proprio benissimo, quindi ditemi se volete che gli dia una seconda chance. Allora, mo sei pronta? Sto pescando, Tanto capirei che c'è una cosa che ti ho preso proprio da usare come prima, se ti va, se no te la tieni in office. Ah!
io l'ho pescata subito. Questi sono tra i miei pezzocchi preferiti in assoluto del brand Sephora alla caffeina. Io direi che me li spatafacchio subito, perché come potete vedere le mie occhiaie sono persistenti. Ultimamente io mai avuto le occhiaie, da un annetto ce le ho. Questi ottimi, comunque cerco di lasciarvi anche i link ai prodotti giù nell'info box. Patch numero 1, che bello, anche freschini. E patch numero 2, quindi primo acquisto azzeccatissimo. Peter, l'ha mai messa la skincare? No, devo dire mai. Già siamo un punto in più per la mia amica. Una volta dovevo fare proprio una challenge, tipo tu contro lui. Mi vuoi proprio dare tu le cose allora? Secondo me sì. Vai, ok. Il primo prodotto che ti ho preso, lo metto anche qui a favore di telespettatore, Nubrimer. Nubrimer? Che gusto è? Non l'ho mai visto in tutta la mia vita. Primer lock, quindi fissa, e da ben 12 ore di idratazione. Grazie, amica, stai vedendo che cado a pezzi e ho bisogno di idratazione. Marchio Sephora non l'avevo mai, proprio mai visto, quindi andiamo a vedere anche qualcosa di nuovo. Tra l'altro c'è scritto che è anche texture gelosa e fresca. Io ho cercato il più appiccicoso tra i primer che non avevi, perché okay, ovviamente tipo uno dei più appiccicosi è quello di Milk. Milk, che ce l'ho infatti, perché la mia amica, a differenza di P, aveva una strategia. Potrei aver fallito. Perché voleva prendermi tutte cose che non avevo già. Però è molto difficile trovare delle cose che non abbiamo già. Proviamo, sono molto curiosa proprio perché questo non l'ho nemmeno mai swatchato. Super trasparente, effettivamente sembra proprio un gel. E lo andiamo a mettere ovunque tranne ovviamente sui pezzocchi. Si sente che è idratante, però ha anche una texture appiccicosina e quasi riempitiva. Non me l'aspettavo, l'aspettavo più, dato che c'era scritto gel, me lo aspettavo più liquido. Invece carino proprio. Ha una sua presenza. E ti servirà idratazione per la base. Aiuto. Quindi mi hai preso un fondotinta peso, secco, matte. Questo è un grande spoiler. Beh, allora abbondo qui, utilissimi anche i pezzocchi, perché io già ho il contorno occhi secco come il deserto del Sahara. Più azzeccato di così non si poteva fare. Questo primer direi che finisce subito. Ora vedo un po', ovviamente è la prima volta che provo questi prodotti, vedo la tenuta, però sia l'effetto sul viso che la texture mi piacciono veramente tantissimo. Sephora Collection è un brand, secondo me, molto sottovalutato, forse per la semplicità dei packaging, per una scelta anche di marketing diversa rispetto ad altri brand che vende Sephora. Ma mi rendo conto che molto spesso quando provo dei prodotti proprio Sephora Collection mi piacciono. Anche il blush che abbiamo provato nuovo in uno degli ultimi video era super carino. Pesco, ci sono tutte cose per la base. Ah, hai messo tutto qua, tutto. Oh, che bello! Sono felicissima, è da giorni che vedo questo fondotinta sui social e speravo tantissimo che me lo scegliesse Ele. Infatti quando mi ha chiesto tipo mi puoi dire qualche fondotinta che hai ricevuto barra comprato recentemente, così evito di comprarti proprio uno di quelli, e io gli ho detto due o tre nomi. Tra questi due o tre nomi ho fatto il Good Apple Foundation, però quello compatto. Mi ho preso del brand KVD il Good Apple Foundation. Sicuramente se mi seguite anche su TikTok e Shorts avrete visto i video dove provavo la versione compatta. Questa qui invece è la versione liquida. Ha un packaging bellissimo, la mia amica mi ha preso la colorazione 012. C'è da dire una cosa, io le ho dato delle shade di NARS di riferimento da swatcharsi in negozio per capire un po' la mia colorazione, perché a differenza di come faccio con P, Ele, avete visto, mi ha proprio cacciato dal negozio e non ha voluto proprio che vedessi nulla di quello che stava swatchando, acquistando. Se non dovesse andare bene il fondotinta, diciamo che in quel caso sarebbe colpa mia della reference che le ho dato io. Fatta questa grande premessa, sono troppo gasata, vi giuro, lo volevo troppo provare. Vi faccio vedere il packaging. Stupendo! Posso dire che questo rebranding di KVD mi sta piacendo veramente tanto? Cioè, stanno lanciando dei prodotti molto fighi e speriamo che questo fondotinta sia valido. Il colore mi sembra essere ok, ora lo scopriremo. E io direi di cacciare fuori subito però anche il correttore, che credo sia questo Born This Way Ethereal Light. Ok,
Questo dovrei averlo però, dovrei averlo preso a Londra, però potrei anche non averlo preso, non me lo ricordo. È il Born This Way di Too Faced Ethereal Light. Sono curiosa perché appunto se ce l'ho credo di averlo solo unboxato dallo shopping di Londra e mai provato. È illuminante e smoothing, quindi dovrebbe andare un po' a piallare la zona del contorno occhi. Allora, abbiamo scoperto in realtà che l'ho preso a Londra, ma probabilmente l'ho perso. Non ho idea di dove sia, nella mia makeup collection non c'è, e lo dico con certezza perché ho cambiato il mobile della makeup collection proprio scorso weekend, quindi sono sicura non ci sia. Perciò lo proviamo insieme per la prima volta effettivamente, anche se teoricamente l'avevo già preso. Allora, inizierei proprio da lui, il correttore, così vediamo subito per quanto riguarda la copertura su queste belle occhiaie meravigliose. Lo vado a mettere prima qui, sembra coprire. Quindi questo tu non l'hai mai provato perché non l'avevi trovata la blush shade. Mi sembra perfetta la colorazione. Leggero, leggero. L'unica cosa che non mi fa impazzire di questa prima first impression, secondo me il pennellino assorbe troppo prodotto, perché faccio quasi fatica, cioè devo proprio tirare un pochettino, fare pressione sulla pelle per far uscire il correttore e applicarlo. Però a parte quello mi sembra super cute. Più che altro è veramente leggero, quindi fa poco strato. Anche a me che ho tante tante linee sotto l'occhio, rughette, linee d'espressione, chiamatele come volete, non mi è ancora andato nelle pieghe e a me di solito è immediato. Bello! Chissà se troverò anche il suo fratellino a casa. Perciò amica, 2 su 2. Vediamo questo terzo. Ma quanto sono curiosa. Questa è la colorazione Light 12, mentre del correttore la mia amica ha preso la Vanilla Wafer. Wafer? Wafer. Wafer. Io mi aspetto, raga, una coprenza allucinante. Non voglio nemmeno leggere che cosa dice la scatola e quali sono le promesse di questo fondotinta, perché io ho la mia idea e non voglio che venga a meno. Il colore anche qui mi sembra giusto. Non so quanto metterne. Vabbè, magari ne metto un po' meno. Al limite aggiungiamo, perché se è come quello compatto è veramente tanto tanto coprente. Vediamo un po'. Amo, il colore è perfetto. È la seconda più chiara. Sì, non è una troppo chiara. Uh-huh. Ovviamente quando vedete mettere a me il fondotinta dovete basarvi sul collo, perché sono rossa in faccia, quindi tutto sembra sempre un po' troppo chiaro. In realtà se poi lo prendo un po' più scuro mi fa stacco col collo. Bello. Ah, è molto coprente, però lo sai che non è tanto asciutto. Però c'è scritto proprio per pelle grassa e quindi ho detto la base deve essere idratata. Certo, sì sì. Però me lo aspettavo più secco, invece è bello, come posso dire, quasi plasticoso come finish. E quindi si sfuma molto bene. Non è uno di quelli che lo metti e ti evidenzia subito le pellicine, proprio il classico fondotinta per pelli unte unte. Mi sembra comunque adatto anche magari a una pelle mista, magari non fissato. Bello! Guardate la metà con il fondo e la metà senza. Amica, ma poi questo shade matchamo. Vado a metterlo anche di qua. E questo per ora è proprio, amo, cioè, la cosa che sono troppo felice che mi hai preso. Non sai quanto ci speravo, veramente tantissimo. L'hanno dato dagli ultrasuoni. Io potrei essere un delfino, in un'altra vita lo ero. Ma poi bello, copre, si sfuma subito. Il finish del correttore, ora che ce l'ho su da qualche minuto, mi piace tantissimo. Mi sarebbe piaciuto forse leggermente più coprente, infatti ne aggiungo poco 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 solo qui dove vedete che ho proprio, si vede il grigio, avrei dovuto fare un po' di color correction oggi. Però il finish è pazzesco perché è veramente quasi impalpabile. Bello bello. Base, raga, per adesso vediamo poi che cosa ci sarà di altro, perché la busta aveva ancora delle cose dentro. Però per il momento, cioè, 10-10. La mia amica mi ha detto che non mi ha preso un bronzer, quindi vado a fare un po' di contouring con lo stick di Westman Atelier. Io devo pescare nella busta adesso. Sì, devi pescare il blush. Il blush? Questo anche non ce l'ho, amici. Di Tarte. Ma c'era lo stand di Tarte? Sì. Ma pensa te, io so, cioè, l'ho detto, sono stata subito cacciata, quindi nemmeno ho avuto diritto a vedere che cosa c'era da Sephora. Questo è il blush della linea C di Tarte. Ah, ce l'hai anche tu! Sì, ma lo stesso colore. Proprio? Ah, un altro colore. Che bello, questo è il colore Pink Sky e il Peach Sunset. Oh, vi devo dire, con la spugnettina. Si chiama Breezy, questa linea di blush.
Bello, bello, vado a prendere direttamente appunto con la spugnetta. Ho sporcato tutto. Vediamo. È enorme, è molto pigmentato? Beh, ho visto che sei andata... Ok. Sì. Bello. Questo mi piace un botto. Vi giuro, raga, non fa strato. Non voglio dire quasi come se le tingesse, sembra. Però è proprio sottile, sottile, sottile. Oh, amica, che brava. Poi è tipo un po' luminoso, essendo in crema. Poi sicuramente un po' di questa luce se ne andrà fissando. Però mi piace un sacco. Posso dire che sono un po' confusa da questa scelta prossima. A me l'ho presa così, pur provè. Pur provè. Pur provè. Pur provè. Che è pur purri. Perché l'ho presa, una cosa di Sephora Sephora. È una cosa di Douglas Douglas. Mai provata. La mattifying powder proprio del brand Douglas. Devo dire che a differenza di Sephora Collection, del brand Douglas ho provato veramente poche cose. Quindi andiamo a scoprire insieme. Si chiama Unifying Matte. Quindi anche questa opaca. Colorazione 05. Era più chiara. Interesting. Sì, effettivamente è chiara. Perché 05? Boh, non lo so. Che bello. Se mi ricorda un po' la Can't Stop Won't Stop di Nyx. Non so che lingua parla. Bella. Ma sai che me la ricorda tanto anche come effetto sul viso? Io quando l'ho sbocciata sulla mano mi è piaciuta, per quello l'ho presa. Proprio la texture mi era piaciuta. Sì, è tipo un po' leggermente coprentina. Va a opacizzare tanto. Comunque, nonostante sia pigmentata e appunto un po' coprente, non è andata a sovrastare il blush e io ci sono comunque passata sopra. Posso dire una delle basi più belle che ho fatto ultimamente. Mi piace veramente tutto un sacco. Base fatta. Qui abbiamo, ti sorprenderò, tre cose left. Tre cose? Ah, mi ha preso, secondo me, un ombretto liquido, un eyeliner... No, un eyeliner non me l'ha preso, la mia amica. Oh, sì. Che ti ha preso, secondo te? Ah, un mascara per forza. O un eyeliner o un ombretto liquido. Ah, il secondo. Esatto, e qualcosa per le labbra. No. No. No! Di questi tre prodotti, due sono per le labbra. E che mi hai preso per gli occhi? Una cosa sola, che non è quella che ti aspetti. Ti ho preso solo l'eyeliner. Perché la nostra amica ci farà un bel eyeliner grafico. Oh, maledetta. È un eyeliner particolare. Shiseido. Sicuramente non ce l'ho. Così sembra normale. Minus. No, sembra un pinguino, raga. Oddio, sì. Cioè, sono un po' sconvolta, raga. Figo, dai, ci sta. E non ti ho preso mascara perché tanto ci devi mettere giri a finte. Giri a finte, Honestly, okay. Ho detto, senti, non gli stanno. Ti faccio risparmiare qualche 50 soldo. 50 euro di mascara Dior, tanto... Non me lo aspettavo, però, cioè, minimamente ero sicura mi avesse preso una palette. Quindi mi avrà preso o un rossetto barra rossetto liquido con un gloss, o una matita labbra e un rossetto liquido, un gloss. Ma è nerissimo. Ma è minuscolo. Mini. Allora, provo a fare intanto una linea normale per vedere com'è come liner normale. Sicuramente si riesce ad andare proprio all'angolo dell'occhio con una precisione. Anche per fare la lineetta qua interna, dopo ci proviamo. Ecco, se volete fare una linea, se dovete fare una linea di liner bold, con questo ci mettete 45 minuti ad occhio. Il vostro problema è che fate le linee troppo spesse e le volete fare meno spesse. Mi sembra veramente l'eyeliner della vita. Ma è precisissimo, questo lo amerebbe anche mia mamma. Mamma, se stai guardando questo video, probabilmente te ne comprerò uno. Vedete, cioè, in realtà non so nemmeno se lo vedete, perché ho fatto forse la linea d'eyeliner più sottile della mia vita. Adesso andiamo a fare l'angolino interno per vedere se è semplice, ma penso proprio di sì. No, bellissimo. Cioè, si riesce a fare proprio un eyeliner, raga, pazzesco. E vediamo com'è per la codina, prima di fare pazzie e fare qualcosa di grafico. Comodissimo il fatto che sia storto, perché a seconda dell'angolo dell'occhio che dovete fare lo muovete e avete proprio il massimo della comodità. Ovviamente per riempire la parte, il triangolino diciamo vuoto della codina, ci vuole un po' di più rispetto anche con l'Epic Ink di NYX, per capirci. Una cosa assurda. Perché non è virale questo eyeliner? Ma è appena uscito. Se questo coso è nuovo deve andare virale per forza. La cosa che mi spaventa del fare la linea grafica è proprio piccolo. Non lo so. Cioè, non voglio parlare prima di fare. Che bel looks. Vado, ci provo, amici.
provo a fare una doppia lineetta qui, non mi azzardo troppo. Allora, forse per fare cose grafiche non è più semplice di un eyeliner normale. Perché? Perché il fatto che si possa muovere da tutte le parti mi rende un po' difficile ricordarmi i movimenti che ho fatto per poi riprodurli da quest'altra parte. Sembra una stupidaggine, però se come me dovete fare lo stesso passaggio immediatamente nell'altro occhio, se no vi dimenticate anche che cosa avete utilizzato, è un po' complicato, però vediamo se ci riesco. Comunque avete presente quel modo di dire, tipo le sopracciglia devono essere sorelle ma non gemelle? Teoricamente vale anche per l'eyeliner. Le mie due linee non sono manco imparentate, cioè manco per sbaglio, raga. Confermo la mia idea. Per le linee grafiche, né, se dovete fare proprio dei disegnini sull'occhio, secondo me potrebbe andare. Per l'eyeliner proprio classico, forse non ho mai provato qualcosa di più adatto per fare delle linee sottili. Beh, posso prendere i prodotti labbra? Yes. Questo alla fine è quello che è uscito fuori, ho aggiunto anche mascara e proprio solo dei ciuffetti di ciglia finte nella parte esterna per far rimanere comunque questa mini cosa grafica storta che ho fatto. Ma è bellissima. Ma vabbè, grazie. Sta molto bene, sei molto bella, è una base stupenda. Te l'ho detto, hai visto quanto è stupenda. Questo fondotinta in my eyes is special. Un po' di illuminè. E non me l'hai preso l'illuminè? Non so. No, mo non me lo metto l'illuminè, mo potevi comprare. Niente illuminè. Già il bronzer. Male, bu. Ole, allora, per le labbra ti ho dovuto prendere questo. Oh, ok, allora avevo indovinato. Cioè, li guardava con troppo, avete visto anche voi prima, no? Li guardava con troppo ardore. Sì. Non siamo nel PR di Fenty, quindi le novità Fenty le compriamo, insomma, quando esce qualcosa di interessante. E questo devo dire che è interessante, mi piace anche il pack. Che peso! Senti un po'. Ma prima di quella... Ammati! Sei costretta a fare le ombre lips. Di Morphe, ragazzi miei, è vero, perché Morphe adesso è venduto da Douglas. Si chiama Sweet Tea ed è della linea Color Pencil per le labbra. Contorno, allora, voglio sbocciare anche il rossetto liquido un attimo per capire che colore è. Rosatino, bello, in mousse. La matita è proprio straight marrone. Vado a fare il contorno delle labbra. Ultimamente sto andando tantissimo l'effetto ombre lips, che è una di quelle cose che non pensavo che sarebbe mai tornata. In realtà fatta così è veramente bella. Con contorno marrone e rossetto anche rosso, cioè proprio rossetti molto diversi dalla matita, messi al centro e sfumati. E con un prodotto in mousse si dovrebbe riuscire a farla benissimo questa cosa. Contorno fatto, adesso porto il colore al centro un pochino, dagli angoli. Pensavo avesse un sottotono molto più giallo questa matita. Super figa, non vedo l'ora di provarla con un rossetto rosso al centro. Ma andiamo di questo nuovo rossetto liquido di Fenty. Ne ho sentito parlare tantissimo. È la shade Sea Sweetheart. Sì, sui tocchi. I rossetti si chiamano Velvet Liquid Lipstick Fenty Icon. Me curiosa. Da mettere al centro delle labbra. Bellissimo, raga. Ma poi è super opaco. Ah, la differenza di sottotono è tanta. Messi vicini si vede proprio tanto il rosa e il giallo. Però sfumando bene l'effetto è strafigo. E questo rossetto liquido è una di quelle robe che so già che metterò un sacco. Questo qui è il look finito. Dimmi un po'. Solo che non c'è molta ombre lip. È perché sono entrambi tipo dello stesso chiaro scuro. Okay. Però uno appunto è molto giallino e l'altro invece è molto rosa. E quindi l'hai coperto. Sono uniti un po', ho fatto un po' come mi pareva a me. Per me è bellissimo. Bello, vero? Amica, che se ti ritieni soddisfatta? Sì. Dai, molto effettivamente per il grafico quello lì non andava bene. No, lo sapete, l'eyeliner prof della vita è Pink Ink Liner di NYX, perché con quello riesco a fare veramente qualsiasi cosa. Però per una linea sottile, cioè, mi sembra tipo il migliore che io abbia mai provato questo qui. Tornando indietro ti prenderei quello e comunque magari qualcosa di ombretti. Cioè, mi piace che sia tutto concentrato sulla base e queste labbra molto opache. Però non ti farei fare l'eyeliner grafico, capito? Con questo eyeliner certo, qui. Certo, sì. Quindi forse ho qualcosa di ombretti oppure, non lo so, oppure il rossetto rosso. Beh, no, le labbra mi piacciono troppo. Sono felicissima che me... Cioè, io sono felice veramente di tutto quello che mi hai preso. Number one, questo fondotinta, vi giuro, non ne potrete più perché penso che lo metterò tutti i giorni. Cioè, appena l'ho
toccato subito, me ne sono innamorata. Avevo un hype pazzesco e non mi ha delusa minimamente. Mi piace un sacco anche il packaging. È bellissimo, cioè letteralmente forse il fondotinta più bello che ho nella makeup collection da adesso. Amica, grazie mille, sei stata troppo brava. Sono molto contenta perché erano un mix di cose che pensavo ti sarebbero piaciute, cose che vabbè proviamo come sono e cose che mi piacciono come il blush, che cioè so che mi piace un sacco. Mi è piaciuto tutto, mamma che bello, grazie amica. Niente, allora mi raccomando, diteci nei commenti se volete una parte 2 di questa challenge o se tocca a me. Esatto, cioè, devo fare io shopping con la sua carta senza budget. Madonna, che paura. Avevamo fatto un video dove io sceglievo i trucchi a Ele, ma tipo 2019 a Londra. Pensa, quindi io ormai non sono me lo ricordavo. Un sacco di anni. Grazie mille amica. Ma e ci vediamo prestissimo con un nuovo video.